Siamo con Mauro Cucco, il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Bancoli. Allora, presidente, le prime impressioni. Innanzitutto dammi sempre il tuo Paco, ci conosciamo da una vita. No, più che altro molto emozionato, devo essere sincero, non difficilmente lascio trasparire qualche emozione. Ieri ero veramente molto molto emozionato, sono onorato di questa carica e è chiaro. Lo prevede la normativa, ma è bene sempre ribadirlo che è un ruolo di grande responsabilità, rappresenta un organo, uno dei tanti organi giuridici del Comune di Bacoli ed è chiaramente non sarò il Presidente del Consiglio di una sola parte della maggioranza, non sarò il Presidente del Consiglio soltanto della maggioranza, ma di tutto il Consiglio Comunale, quindi non solo la maggioranza e le minoranze, insomma di tutti i gruppi consiliari che si sono costituiti nel primo consiglio comunale, pronto a ricevere rilievi, proposte. Il mio ufficio e il nostro ufficio di presidenza sarà il quanto più possibile pronto per ricevere tutte le istanze e ovviamente spero, il mio augurio è che avendo vissuto pagine brutte della storia di Bacoli negli ultimi anni, che da parte di tutti i gruppi consiliari ci sia ampia convergenza. Mauro, le prime impressioni mie di ieri sera mi danno un consiglio comunale un po' più, diciamo così, rilassato. Non sembra così agguerrito come una volta. Speriamo che, come cittadino, che collaboriate tutti, insomma, per il bene di Bacoli. Tu cosa ne pensi? No, diciamo che innanzitutto la contrapposizione politica è il sale della democrazia, quindi quella è fatta salva, ci sarà sempre, per carità, guai a eliminarla. Però è anche vero che in Consiglio Comunale non bisogna, tra virgolette, necessariamente farsi la guerra, soprattutto in questo periodo storico che viviamo, in cui è bene che tutte le forze politiche diano un sano contributo per poter cooperare assieme. Ecco perché il messaggio che abbiamo lanciato all'inizio della nostra campagna elettorale è che in un certo modo vogliamo proseguire e concretizzare nel corso della nostra amministrazione è volto proprio a questo, quindi a una maggiore cooperazione che è vero, deve garantire il Presidente del Consiglio, deve garantire il Sindaco e sarà mio compito, farò del mio meglio per cercare di far sì che tutti i gruppi consiliari possano collaborare tra loro.